Quello che ti chiedo come prima domanda è di raccontarci in poche parole chiave che cosa è Social Street. Un esperimento sociale, se vogliamo chiamarlo così, per riattivare legami sociali partendo dal vicinato. E quindi costruire relazioni di fiducia, conoscenza prima, fiducia e quindi quello che i sociologi chiamano il capitale sociale, insomma, no? Che è poi la base della nostra società che si è persa in questi ultimi decenni e che questo piccolo progetto partito timidamente sta cercando di ricostruire. Perfetto, grazie. Senti, e perché ha senso parlare di Social Street nell'ambito di un percorso che stiamo portando avanti come agenzia RES sull'animazione di comunità? Il senso di comunità non è per niente facile, è molto difficile. Social Street non è nato neanche con questa finalità, perché poi, vabbè, poi racconterò la storia di come è nata, quindi non era nata con questo presupposto, ma forse le metodologie che ha messo in campo involontariamente è riuscito proprio in questo, in riattivare quel senso di comunità che è sempre più difficile portare avanti. Con i metodi classici, no? Ci provano magari anche le associazioni, i piccoli comitati, no? Provano sempre con tantissime difficoltà a riattivare un po' di senso civico, se vuoi, no? Social Street non è nata con questo intento, poi racconterò come, però è riuscito in questo intento, quindi magari sarà interessante magari confrontarci anche su questo. E secondo te, secondo la tua esperienza, ma credo da quello che vedo nel sito, penso di sì, è un'esperienza che si può replicare? Sicuramente ci stanno provando in varie parti del mondo, in contesti sociali completamente diversi, quindi con strategie diverse, perché ogni posto ha dei contesti completamente differenti, quindi non è che ci sono diciamo, delle ricette magiche, no? Perché comunque non è facile, poi magari parleremo su come, però sicuramente è un esperimento che tante persone in varie parti del mondo ci hanno provato, chi con successo, chi con meno successo, però sicuramente sì, è un esperimento attivabile in qualsiasi parte del mondo. E se dovessi dire due ricette, due ingredienti veloci che aiutano questa replicabilità? Forse più interessante, che può essere vista nel lato positivo o negativo, è la spontaneità di questo progetto. Cioè, non c'è una struttura. Quindi ti basi molto sul sensibilizzare le coscienze della persona e fare in modo che inneschino un circuito virtuoso. Questa è stata la scommessa di Social Street, quindi non una struttura, non un sistema gerarchico con delle strutture rigide, con tessere, con iscrizioni, con ruoli ben definiti, no, completamente fluida, tra virgolette, nel bene e nel male questa cosa ha funzionato. Perfetto, io ti ringrazio molto e invitiamo quindi chi vede questo video a partecipare martedì mattina alle 9 all'evento formativo che terremo insieme e buona giornata a te, Federico.